conosciuto questa persona in una chat di conoscenze ultra cinquantenni. Ci siamo scritti e lui mi ha risposto quasi subito. Messaggi si facevano sempre più numerosi, 30-60 messaggi nel giro di una giornata. Analizzato bene la mia personalità, dove ero più debole, mi faceva delle domande. Aveva la possibilità di conoscermi e di trovare il mio punto di debolezza. Quando entri in questo incubo, la tua mente è offuscata da qualsiasi ragione. Ecco qua, Gabriella Tessaris è venuta a trovarci nel nostro studio, grazie di essere qui. E insieme vi racconto anche la storia di Rossana. Rossana è un'altra vittima di una truffa affettiva. Rossana aveva un compagno, una figlia, ma non riusciva a fare a meno di quell'uomo conosciuto sui social, che sembrava capirla, comprenderla anche nei problemi familiari, nei problemi della sua quotidianità. Gli ha creduto, sì, gli ha creduto e si è affezionata. Si è affezionata a tal punto che di fronte alle sue richieste di soldi non ha potuto, non ha saputo tirarsi indietro e dire di no. Per cui ha iniziato a foraggiarlo di un'economia importante. E poi che cosa ha scoperto Rossana? Copertina. Circa 3 anni fa sono stata contattata su Instagram da un francese vedovo con due bambini che voleva semplicemente chattare con me. Avevamo degli interessi comuni e abbiamo fatto amicizia. Nel giro di qualche settimana sono diventata dipendente di questa chat. Avevano studiato il mio profilo, avevano trovato il mio punto debole e ci hanno lavorato sopra. Per ben 6 mesi, un tunnel di dipendenza affettiva, di violenza psicologica. Io ero in una relazione stabile, ho perso tutto, ho perso la mia famiglia. Un effetto domino, allucinante. Eccole qua, due vittime di due truffe amorose affettive. Quello che voglio dire prima di parlare con loro, che può succedere a tutti. Non pensiamo che siano sbagliate loro, che no, sono purtroppo dei veri e propri delinquenti che si muovono con delle tecniche ben precise, che Bravo, sanno sono chi predatori. colpire, come colpire, che a volte studiano le Brava vittime Eleonora. per mesi interi e sanno esattamente come macchinare tutta la loro truffa per poter spillare soldi, tanti soldi. Rossana, buongiorno, Buongiorno a grazie tutti, di ciao essere Eleonora. qui. Tu ad un certo punto hai detto io ho perso tutto. Sì. Allora, la mia storia parte appunto con questo contatto sui social. Premetto che io stavo bene dove ero, stavo bene con chi ero. Era un momento un po' di stanca, ma dopo Vabbè, 15 può anni in una storia succedere, ci può sta, succedere. solito tran tran familiare, e ho cominciato a chattare perché questa persona mi diceva che aveva bisogno di sfogarsi, io non ci trovavo niente di male, ed è partita questa chat per interessi comuni. Dopodiché lui è sparito e io, quando è sparito, ho capito che mi mancavano le attenzioni che questa persona mi dava. Lui sapeva esattamente dove andare a prendere, a coprire i vuoti che io avevo. Mi aveva studiato, io purtroppo non conoscevo le truffe affettive, non conoscevo ACTA, l'associazione di cui sono entrata a far parte, il movimento di Yolanda Bonino, che mi ha salvato. E alla fine ha cominciato a chiedermi soldi. Diciamo che io economicamente non ho perso tantissimo, perché alla fine la mia perdita economica si aggira sui 1.000 euro. Io li ho spesi dopo perché ho dovuto affrontare cause legali con il mio compagno, la mia vita è stata stravolta, io ho cambiato casa, non vivo più dove vivevo prima, non ho più la persona che avevo prima, ho cambiato lavoro, quindi è stato un effetto domino devastante.
Non credo di essere una sprovveduta. Loro vanno a lavorare su dei meccanismi, fanno una manipolazione terribile. Io penso che alla base ci sia anche dell'ipnosi, perché successivamente, rileggendo le chat, io non mi ritrovo. Cioè, non ero io quella che scriveva, ero un surrogato di me stessa. Dal di fuori questa è una cosa difficilissima. Loro colpiscono le tue fragilità, no? Cioè, magari avevi un momento, come dici tu, di difficoltà, può capitare in una relazione anche dopo tanti anni, e vanno proprio a colpire quei momenti in cui magari una donna, un uomo, non certo. Si sente più fragile, più solo, meno considerato, può succedere, certo. No? La quotidianità di un rapporto. Certo. Per cui forse è quello dove lui è andato a puntare. Sì, lui aveva visto. Però lui, cioè, esiste lui comunque. No, allora, no. Hanno, io questo. Ho scoperto alla fine, andando avanti, che avevano rubato l'identità, perché ho fatto una ricerca con un programmino e mi è venuta fuori una trasmissione della RAI in cui c'era appunto lui, l'originale, diciamo, quello a cui avevano rubato l'identità, e appunto Yolanda Bonino. E da lì sono risalita all'associazione, poi in internet ho trovato il mondo, cioè questa persona sembrava non la conoscessi solo io, era cioè, avevano usato, un po' come fecero con la storia di Mark Caltagirone, hanno usato una foto, un'immagine, un video che di una persona normale, reale, e l'hanno rubata, ne hanno rubato l'identità. E poi l'hanno venduta per essere qualcun altro, una persona esistente, certo. No? Quando in realtà era solo un marchingegno per portarti via dei soldi. Tra l'altro. Il problema è che poi Gabriella ha perso poi la sua realtà, cioè ha perso tutta la sua vita, il suo matrimonio, il suo compagno, ha dovuto separarsi, divorziarsi per una realtà virtuale creata appositamente su di lei e su tante altre donne per truffarle emotivamente. E questa è una cosa gravissima che continua a succedere troppo, attimo posso. Dopo attimo. Sì, Gabriella, sì. Poi volevo sentire anche la storia. Sono io sono Rossana. Scusami, Rossana, tranquilla. Poi volevo sentire la storia di Gabriella. Io non ho tradito nessuno. Sì. Io non ho tradito assolutamente nessuno, non ho tradito il mio compagno. Beh, anche perché era virtuale quest'uomo. Ma non esisteva proprio, perché dietro c'è una banda di 5-6 persone che manipolano queste chat. Ma lei è stata l'unica persona a essere stata manipolata o contemporaneamente? Io ma mi ero accorta. Persona che mi arrivavano messaggi in tedesco. Una volta mi è arrivato, faceva un po' di confusione. Era un truffatore un po', quello che teneva le basi delle chat. Perché dietro le chat ci sono dalle 5 alle 6 persone, tra cui anche una donna. Ma non organizzate? Una singola persona. Io pensavo... Sono gruppo, c'era mafia qui dietro, la mafia nigeriana. E cioè, io mi accorgevo che non era sempre lo stesso che mi scriveva. Perché dici c'è la mafia nigeriana? Perché tu hai fatto una denuncia? Io ho fatto una denuncia contro i gnoti, ovviamente, perché il conto corrente su cui ho fatto i versamenti era in Francia. Uh-huh. E, però, insomma, tramite le storie del nostro movimento abbiamo capito che muove le file la mafia nigeriana, anche perché poi alla fine va tutto a concentrarsi in Costa d'Avorio. Quindi alla fine si arriva sempre lì. Uh-huh. E, ripeto, il mio non è stato un tradimento perché sono stata manipolata, sono stata ipnotizzata, io di questo ne sono fermamente convinta, ho perso la lucidità e quando tu perdi la lucidità ho interagito anche con questa persona, ho fatto anche delle videochiamate, quindi l'ho vista con i miei occhi, si sentiva male e hanno la possibilità di montare poi. Quanto è andata avanti questa storia? 6 mesi. Ecco, 6 mesi, perché dopo 6 mesi visto, più o meno uno scopre quando hai visto chiede... la persona, hai parlato con un avatar. Sì. Allora montano anche dei video. Realtà loro rubano proprio l'identità di altre persone e quindi vanno a succhiare tutto quello che loro proprio. Trovano sui social network di una persona. Manipolano creano i video. Creano realtà virtuali. Sì, sì, e creano, e poi magari l'audio è pessimo, non lo senti bene. Esatto. Le immagini sono difficili perché sei da un'altra parte del mondo e sei comunque in difficoltà perché da quello comincia la richiesta di denaro. Io vorrei aggiungere una cosa a quello che è stato detto, perché purtroppo me ne sono occupata anch'io in qualità di avvocato, che è capitato anche a me stranamente su un profilo. Io sono stata agganciata e questa cosa mi ha fatto divertire, perché il mio studio legale utilizza dei profili che non sono ovviamente veri per questioni di lavoro. E loro la prima cosa che fanno, mappano la scheda dei contatti. Esatto. Vedono se tu sei una persona che sei attiva, se hai tanti amici, se esci, se hai un compagno. Quindi studiano chi sei tu. Noi abbiamo un profilo in cui c'è una stella marina, non c'ha amici, e quindi quel profilo è stato agganciato da
uno che si spacciava essere un ufficiale della Marina Militare Americana. Classico. Io mi sono messa a ridere perché sapevo di cosa stavamo parlando, gli ho dato un po' retta. Poi mi ha chiesto il cellulare, a quel punto mi sono scocciata e ho lasciato perdere. Ma ho fatto quello che ha fatto la signora, ho trovato la foto, usano l'ho messo sul programma. Usano l'idea dell'uomo in divisa, no? Sì, un po' sì. Un archetipo, eh? Sì. Così, sì, sì. Da utilizzare il per pilota. Agganciare noi sì, donne. Sì, sì, sì. Ma tu hai ragione. Leonora, ti voglio confidare dal che principe azzurro all'ufficiale. Era miliardario. Sì, non è la prima volta che era più. Una bellezza stratosferica, aveva tutto su internet, di più. È successo. Su Instagram aveva tutto di più, dico, ma questo qui bellissimo, pazzesco, stramiliardario, un modello che sembrava veramente uscito dall'ultima campagna del più grande stilista, dico, ma viene a chiamare proprio me. Dopo un po', quando mi ha cominciato a chiedere, perché insomma io cerco di rispondere a tutti e di essere educata con tutti, quando poi ha cominciato a chiedermi il telefono e la possibilità di poterci sentire via chattare. SMS, ho detto, beh, forse è il caso di non rispondere più e di bloccare il contatto. Ecco. Però penso, insomma, voi ci siete passate sopra, credo che parta proprio così, no? Molto, sì. Sono veramente subdoli, sono furbi. Ma parte, era... ma parte dalle esigenze so che hai. Da lontano, allora, adesso fatemi andare dal vuoto che hai, parte da quello che non... Tra poco raccontiamo la storia di Gabriella Tessarin. E anche lei è stata truffata nella stessa maniera, anche a lei è stata stravolta totalmente... la vita. Poi potete immaginare che queste bande di criminali che si fingono degli uomini o delle donne bellissime, perché ci sono anche tanti uomini, infatti, queste bande di criminali sanno esattamente, sono in 5 o 6, sanno quando mandare quel messaggio, perché ti seguono magari, pedinano, ti studiano, sanno che abitudini hai. Sanno dove vai a fare la spesa, cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa guardi. Attenzione, che programmi perché vedi? Purtroppo può succedere quando sei a tutti. Solo. Quando sei solo. La storia di Gabriella, fra 30 secondi, dopo la pubblicità, ve la racconterò. Grazie. La storia di Gabriella, tutto inizia così, con una semplice chat. Si conosce una persona, questa lentamente si insinua, come raccontavi tu prima Luana, si insinua alla nostra vita, all'improvviso diventa assolutamente indispensabile. Poi inizia a chiedere denaro, inizia a chiedere i soldi ed è un copione che si ripete. Un copione di mille truffe affettive che stanno avvenendo nel nostro paese. Questo lo stiamo raccontando per dire anche a voi, fate attenzione, si agganciano, vi agganciano sui social, si mostrano bellissimi, bellissime, persone in carriera che non hanno bisogno di nulla e poi piano piano, dopo che si sono insinuate nella vostra vita, iniziano a prosciugare il vostro conto bancario, ok? Persone che non esistono, che non esistono. Sembra che dietro questi grandi gruppi criminali poi addirittura in alcuni casi ci siano anche le mafie che si muovono. Ecco perché c'è un business dietro alle truffe affettive importantissimo, un business veramente di tanti, tanti soldi. Allora, Gabriella. Allora, il mio pseudo fidanzato virtuale era una persona normalissima, un ingegnere che in quel momento stava lavorando in Turchia per costruire un'autostrada. Ci siamo scambiati dei messaggi inizialmente. La loro forza è in due cose con le truffe affettive. Loro ti fanno un sacco di domande che a te sembra inizialmente, quando stai chiacchierando del più e del meno, sembra che non gli dai nessuna identificazione di te stesso. In realtà loro vanno a domande precise e hanno delle risposte precise e di lì elaborano entrano direttamente dentro di te, perché sanno qual è la tua debolezza, cosa ti piace, cosa non ti piace. Un'altra cosa, loro arrivano a farti in una giornata 60 telefonate e messaggi, il che, questo è quando la giornata proprio, che ce ne sono poche, il che quando tu incominci a dirti ma effettivamente è vera, non è vera, anche come diceva Rossana, il venerdì probabilmente loro hanno più telefonate
e anche il mio ogni tanto il venerdì si incasinava, mi dava una risposta, io che sono anche una grande osservatrice, una risposta che non c'entrava niente sulla domanda che io avevo fatto. Perciò vanno un po' in confusione perché stanno seguendo magari 4-5 persone. E poi loro lavorano proprio, come il mio, su quello che è la tua debolezza in quel momento. Certo. E lavorano lì. E lì ti calzano addosso proprio tutto quello che in quel momento a te manca. Loro creano questo personaggio fino alla richiesta di denaro. Gabriella, però lei ha detto, ha detto che facevano delle domande un po' strane, nel senso che capiva che c'era qualcosa che non andava. Questo lei l'ha capito col senno di poi, quando poi, ma quando lei era coinvolta in prima persona, nel momento calmo, lei non ci faceva caso. Perché è una dipendenza. Esatto. Cioè, da questi messaggi, è come se qualcuno coltivasse costantemente il rapporto con te e tu ti senti, come dire, sostenuto. Ah, vedi, c'è, allora quindi è un gioco. Senti che qualcuno c'è che pensa a te. Esattamente, questa è la forza, si muovono lì. E si muovono proprio su questo, in questo senso. Quanti soldi poi sono riusciti a portarti via? Allora, io ho fatto solo delle ricariche telefoniche. Quando lui mi ha chiesto i 15.000 euro, perché sarebbe tornato per Natale. Vero, per il viaggio, per l'albergo del lusso? No, mi ha detto, a lui servivano per uscire dalla Turchia perché le era stato ritirato il passaporto perché non aveva pagato un fornitore. Sì, quindi ha trovato l'evento. Racconto. Però io sono andata a controllare perché avendo per lavoro molti cittadini turchi ho chiesto a un avvocato turco. Effettivamente chi non paga il fornitore, il passaporto può essere ritirato. Perciò loro giocano anche sul fatto che se una controlla, c'è anche verità. Certo. C'è una mezza verità, ma è chiaro. Perciò tu ti senti in difetto, quasi dire ma poverino, lui effettivamente è nei problemi, io non li posso risolvere. Poi allora le ho offerto per farlo uscire dalla Turchia l'avvocato, le ho detto io ti mando l'avvocato turco in Turchia e ti fa prendere l'aereo anche e senza allora passaporto. E allora lì è cascato tutta la faccenda, per cui tu questi 15.000 euro, meno male, non gliel'hai dati, gli hai fatto le ricariche telefoniche. Però attenzione, io non ne vorrei fare solamente un discorso di perdita di soldi, perché qui c'è tutto un aspetto della donna o dell'uomo, della vittima di una truffa emotiva, che diventa importante nella propria vita sentimentale, umana, tocca delle corde dove puoi sentirti, no? Che magari sei tu la persona sbagliata. Non solo, ti coglie nella tua mancanza di autostima in quel momento. Nell'autostima, esattamente, professoressa Parsi. Per cui che cosa possiamo dire a queste due donne che sono dovete ringraziare, posso dire provocatoriamente, avete imparato durissimamente una lezione. Allora adesso tornate ad investire su di voi, cominciate a capire quelle che sono le vostre fragilità e non risolvere delegandole, perché tutti noi, io personalmente posso dirlo, deleghiamo tante volte che non abbiamo voglia, non abbiamo forza, vorremmo essere accolti, pensiamo sempre che, scusate, provocatoriamente, Biancaneve, che gli succede a Biancaneve? Deve fuggire dalla matrigna, fa l'attività con i sette nani, poi quella gli dà la mela, muore nella bara, arriva il principe azzurro, gli dà un bacio. Voi capite che questo è un gioco, che ce l'abbiamo dentro. Tutta una tragedia e poi però arriva chi te la risolve con un bacio, che non ha fatto niente per tutto il percorso. Allora, Il principe azzurro si è trovato già a lavoro pronto, capito? Allora, ma soprattutto l'idea che noi dobbiamo essere salvate dal principe azzurro, che a me, posso assicurare, non mi è mai piaciuto. Esatto. Nemmeno a me e la principessa azzurra idem. Cioè, ci salviamo da sole, però attenzione, non dimentichiamoci mai che le vittime sono vittime, non vanno mai colpevolizzate, ma vanno colpevolizzate i carnefici che si muovono in veramente strutture criminali organizzatissime, con tecniche psicologiche, psichiatriche che hanno studiato proprio in moduli, va bene, e che applicano continuamente su tot persone, uomini o donne, va bene, perché ne ho raccontate tantissime che sono venute anche a soggetti maschili.
fragili, non fragili, sposate, non sposate, cioè, non importa, agiscono sulle fragilità delle persone. Altri, fate sì. attenzione a chi vi contatta su internet, perché probabilmente se qualcuno vi scrive che è militare fuori Italia, che gli servono 15.000 euro per tornare indietro, non ci credete. Io va l'unica bene. Cosa è che non Luana. Sono d'accordo con la professoressa quando dice siete state fortunate. Io credo che siano più fortunate le persone che ci seguono da casa, che alla quale è stato dato un messaggio sicuramente molto importante, perché la testimonianza che c'è oggi da parte di queste due persone, io credo che sia veramente emblematica. Parlate. Bravissime Grazie. Che ne avete parlato Bravo. E niente, c'è cioè, da augurarsi insomma che da adesso in poi chi e non solo su internet, perché come stai dicendo il mondo gira intorno a persone come queste, uomini e donne. Allora,